Infatti al documentario sono molti anni che lavoro, insomma, in quest'ambito. Ho iniziato quando avevo 21 anni, ho scritto un documentario e poi ho fatto, insomma, tutto un cursus di stage, formazione. Il nostro gruppo di lavoro, che siamo una società che si chiama Kinè, si è proprio costituito attorno proprio al progetto di Anita. L'idea è nata da me facendo delle ricerche su Fellini e mi sono imbattuto un po' in questo trattamento inedito di Fellini e ne ho parlato con Luca e dopodiché ne ho parlato con Alessandro, che è il nostro produttore, Alessandro Carroli, e attorno appunto a questo progetto poi si è costituito un nucleo operativo da cui poi siamo partiti ed è nata una società che produce documentari e, insomma, ha all'attivo anche altri progetti. Anita è nato così, da un incontro un po', diciamo, casuale con questo trattamento. Io vengo dal disegno e dal cinema d'animazione, poi mi ci sono avvicinato casualmente, ma non lo so, ricordo il momento quando ho visto un film documentario basato sul nulla praticamente, non so se, avete presente Visioni di case sparse di Gianni Celati, che ho fatto Visioni di case che crollano, che è una divagazione nelle case della Bassa Padana, insomma. Da lì ho capito che si poteva fare un video sull'inesistente quasi, no? Sull'invisibile. E un po' Anita è anche questo, in parte. Anita è frutto di pensamenti, ripensamenti, torni indietro, poi ritorni su. E comunque a un certo punto sembrava che la parte evocativa fosse da realizzare con il cinema d'animazione, no? Avrei dovuto disegnare 20 minuti di animazione. Successivamente, avendo la possibilità di consultare l'archivio dei film di famiglia di Bologna, Home Movies, mi sono reso conto che c'erano molte immagini che su cui potevo lavorare, no? E ho pensato a creare appunto un montaggio particolare su immagini particolari, soprattutto quelle sovraesposte, delle immagini anche sottoesposte che dessero l'idea di un tempo perduto, no? Mi ha aiutato molto avere in testa lo storyboard che avevo realizzato per l'animazione, insomma. Il film in qualche modo ha questi due piani, appunto un piano della realtà dell'oggi, insomma un piano propriamente documentario di incontri con personaggi e appunto questo piano, diciamo, evocativo che appunto, come Luca ha appena raccontato, è fatto attraverso degli archivi privati. E sostanzialmente queste persone le abbiamo incontrate per caso facendo lo stesso viaggio che è raccontato da questo testo di Fellini e sono stati incontri in qualche modo anche che hanno avuto una certa magia per noi, nel senso che noi non avevamo alcuna aspettativa quando abbiamo fatto questo primo sopralluogo sulle orme di questo trattamento. Casualmente abbiamo incontrato persone che in qualche modo avevano a che fare con questo trattamento, magari con legami anche piuttosto labili, forse anche misteriosi, altri meno, diciamo, perché ad esempio il guardiano che incontriamo a Monterchio, dove c'è questo episodio della Madonna del Parto, è lo stesso, una persona che si ricorda ad esempio che Pasolini era venuto lì negli anni in cui stava scrivendo il trattamento assieme a Fellini. Oppure ad esempio nell'episodio ambientato nel Passo del Fullo, dove incontriamo gli operai che sono in qualche modo i personaggi del trattamento di Fellini, noi siamo riusciti a recuperare probabilmente gli stessi operai che oggi appunto hanno 80-90 anni, che si ricordavano di episodi molto simili. Sono stati incontri guidati dal testo, che poi hanno assunto una dimensione anche altra, perché sono diventati proprio, ognuno in qualche modo è analizzato a sé, sono proprio delle apparizioni, in qualche modo ogni personaggio poi ha una storia privata, in particolare l'ultimo, il personaggio dello Spugnaro che ha ambientato a Fano, ha una storia privata che in qualche modo è specchio di quella del protagonista Guido. Quindi non ci siamo posti una regola nel selezionare, siamo rimasti in qualche modo aperti
rispetto a quello che la realtà ci ha portato nell'incontro con il testo, insomma. Se la mia vita fosse un film, sarebbe pane e cioccolata, bruciati. Con un personaggio smarrito di fronte agli eventi, in continua fuga da qualcosa. Rocky. Rocky, un vincente. Rambo, Rambo. Ok, grazie. Abbiamo avuto le risposte più buffe su questo.